Vi do il benvenuto in questo nuovo video, che è una precisazione che io faccio al video tutorial di burraco che ho pubblicato su questo canale circa un anno fa. Innanzitutto desidero ringraziare tutti voi che avete scritto tantissimi commenti su quel video e mi avete fatto tante domande in più sul gioco. Una domanda che mi è stata fatta spesso è se si può, per chiudere il gioco, scartare una pinella oppure un jolly. La risposta è che no, assolutamente, non si possono mai scartare né jolly né pinelle. Pertanto, per chiudere il gioco, bisogna assolutamente non rimanere con una di queste due carte in mano. Sul tavolo ho creato ad hoc una situazione di chiusura con quattro sequenze, un burraco, perché vi ricordo che per chiudere il gioco bisogna assolutamente avere realizzato almeno un burraco, e in mano a me come giocatore è rimasta soltanto una pinella. Io non potrei chiudere il gioco perché non posso scartarla. Qual è l'alternativa per non ritrovarsi in questa situazione? Il consiglio è di non pescare in quel caso una carta dal mazzo, ma raccogliere quelle che sono sul tavolo, anche se apparentemente sono inutili per il vostro gioco. Perché è sempre consigliabile avere, nel momento in cui non è ancora possibile chiudere, avere sempre in mano un po' di carte con cui giocare. Quindi in questo caso, vedete, io ho in mano quindi più carte che posso utilizzare, scartare per proseguire il gioco e non mi ritrovo soltanto con una pinella che sarebbe avere perso praticamente. Un consiglio che vi do come strategia di gioco in qualunque momento della partita è quello di cercare di non rimanere solo con una carta in mano o addirittura solo con jolly o pinelle. Soprattutto quando si avvicina la fine del gioco, quando vedete che il vostro avversario sta per chiudere. Perché vi ricordo che questa vale 20 punti e questa ne vale 30. Se il vostro avversario chiude, voi pagate i punti delle carte che avete in mano. Cosa significa? Che dal vostro che dei punti che avete accumulato durante la partita vengono scalati al termine del gioco quelli che corrispondono alle carte che avete ancora in mano. Quindi un consiglio è di non tenere mai queste, cercate di usarle anche se in quel momento vi sembra che nella sequenza non sia necessario, voi attaccatele perché tenerle in mano porta appunto alla penalizzazione al termine del gioco. Spero che questa ulteriore precisazione vi sia stata utile. Vi ringrazio tantissimo, vi invito ad iscrivervi sul canale e ci vediamo nel prossimo video.